qui, perché almeno secondo me l'ecocompatibilità non è possibile. Però purtroppo, siccome sono persone che forse non pensano che l'inquinamento realmente possa ammazzare un sacco di gente, perché questa è la vera realtà. La diossina ci piove sulle nostre teste, la mangiamo, la respiriamo. Hanno fatto un grande sbaglio, hanno contaminato, hanno fatto male per il territorio tarantino. Sto combattendo per quelli che restano qua a essere sottomessi all'Ilva, che sta dando un sacco di danni e non è giusto che lui alla fine non se ne frega niente, non è giusto. Buongiorno, si è vissuta a Taranto il fallimento di una classe sindacale che probabilmente non è stata in grado di interpretare i bisogni e non è stata in grado soprattutto di fornire delle proposte, di fornire un progetto. Com'era questa classe politica quando c'era da difendere gli allevatori a cui sono stati soppressi i capi di bestiame, dove erano tutte queste persone quando i minicoltori hanno dovuto distruggere il prodotto principe di Taranto, che è quello delle cozze? Tanti ambientalisti inizialmente scettici si sono avvicinati a questi lavoratori, hanno fatto fronte comune per la prima volta. Taranto non è stata una città divisa. E la stampa che nei giorni seguenti, quell'avvenimento del 2 agosto, ha parlato invece di città divisa, o non era in piazza o non aveva capito cosa stava accadendo a Taranto. Non capiamo perché debbano venire Clini e Passera, ma non Balduzzi. Ma se non viene il ministro della sanità qui a rendersi conto subito, immediatamente, ma di che stiamo parlando? Ma vedo una città molto consapevole del problema e che da qualche anno a questa parte la città viaggia più veloce della sua rappresentanza politica. Ecco, una cosa che non è cambiata dal 2008 e oggi è l'atteggiamento dell'amministrazione comunale, ad esempio. O chiamavi nel 2008 o nel 2009, o chiamavi oggi, comunque hai una barriera. Stessa non risposta da parte di tutti. Ovviamente stesso atteggiamento è da parte dell'azienda. Taranto sta cambiando, questo è poco ma sicuro. Una buona parte di questa società, di questa città, si è veramente stufata, ecco, di vedere la sua vita messa a rischio per il profitto e soprattutto di vedere la vita di questa città, lo sviluppo di questa città messo da parte per il profitto nazionale. Questa voglia che hanno i tarantini è di dire finalmente adesso diciamo la nostra, vogliamo anche noi essere protagonisti delle scelte che voi fate, credo che molto, molto potrà pesare nel futuro di Taranto. Forse per certi versi anche molto più dei documenti firmati e degli atti di un tribunale. Forse questa cosa adesso è cambiata, forse adesso questa forzatura, chiamiamola così, del giudice Patrizia Todisco, questa specie di pugno di ferro che si è creato malgrado il giudice e malgrado le parti alla fine, questa specie di pugno di ferro forse servirà a rendere in servita già, da come abbiamo visto, a rendere il problema un po' più problema e quindi un po' più risolvibile.